Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordetti. A Olgiate-Olona per i 50 anni di Marina, con l'organizzatrice dell'evento Ninfa Rocca. Questa organizzazione, le difficoltà. Le difficoltà sono, come presumo, tutti gli eventi. Non chiamiamole difficoltà, perché quando si ama un lavoro lo si fa con il cuore, e interfacciarsi comunque con persone importanti, o comunque poter contattare personaggi importanti, produttori di pregi, è sempre comunque una bellissima esperienza, perché li conosci ma non li conosci mai personalmente, li conosci di nome ma non li conosci a tu per tu, invece così hai un contatto personale e con grandi persone, grandi produttori, è sempre una bellissima esperienza. Ecco, tra l'altro c'erano parecchi produttori di eccellenza, dal gorgonzola al riso, e quindi sono tutti personaggi del territorio che tu hai conosciuto. Sì, assolutissimamente, perché grazie agli eventi si fa conoscenza e si viene a conoscenza di queste persone, di questi produttori, e un numero di telefono, uno scambio, perché che cosa fai, è un qualcosa insomma che può essere utile per entrambi, ci si entra in contatto per poi dopo appunto creare gli eventuali eventi come in questo caso io ho chiamato eventi di pregi. Ecco, tra l'altro eravamo a tavola insieme, insomma commensali insieme, hai fatto anche questo tuo lavoro, perché poi è un lavoro, anche per la tua figliola, che è stata molto brava, giovanissima, a intrattenere tutto il pubblico. Sì, perché siamo cresciuti, o meglio, insieme abbiamo creato questa situazione, perché lei da piccola ha sempre sfilato, ha sempre fatto la modella e ha vinto diversi concorsi, di cui uno anche con Edoardo Raspelli, andando, essendo minorenne, andando sempre con lei, accompagnandola, e ho avuto il piacere e la conoscenza di fare di Edoardo Raspelli, e di che poi è nato un'amicizia e poi anche un rapporto collaborativo, e essendo una ragazza giovane, Francesca, ho voluto proprio che mi affiancasse per fare in modo che in questi eventi, avendo a che fare anche con le persone, con grandi produttori, pian pianino imparasse, ma è quello che vorrei poi portare avanti anche il mio format, fare in modo che i giovani vengano affiancati e che facciano domande alle persone più grandi, un po' come si faceva da piccoli, che il bimbo faceva le domande al nonno e il nonno, magari anche in modo ripetitivo, però dava insegnamento al nipote, e questa è una bellissima cosa. Io direi, e sono ancora del parere, largo ai giovani, diamo la parola ai giovani, perché io, avendo appunto due figli, vedo che veramente hanno bisogno di capire a cosa si... insomma, non c'è solamente il cibo spazzatura, ma ci deve essere il cibo di qualità. Ci congediamo da Ninfa Rocca e con voi al prossimo viaggio.